Allora, eccoci qua con Ori and the Will of the Wisps. Siamo qui. Stiamo appena, diciamo, alla fine dell'episodio scorso. Abbiamo appena proseguito con la trama principale, scoprendo il Bosco Silente. Ma prima di ciò, abbiamo finito di esplorare ciò che potevamo esplorare, praticamente quasi tutto alla fine, eh. Alla fine quasi tutto abbiamo esplorato di quello che ci mancava con i poteri, eccetera. Abbiamo ottenuto un 50% alla fine in totale del danno in più. Infliggiamo più un 50% in più perché ho trovato due alberi bonus. Uno era qua e l'altro ci è stato dato dalla scimmietta che avevamo trovato qui, che adesso non lo è. No, che adesso non c'è più qua. C'è una scimmietta, se non ho capito male, l'animale che si lamentava che noi, in quanto spirito, non abbiamo fatto niente quando la foresta stava iniziando a spegnersi, comunque ad andare in declino. I nostri amici, la nostra gente, quelli simili ad Ori, hanno abbandonato sto luogo e quindi poi il declino ha preso il sopravvento e piano piano sta andando tutto in malora, quindi si lamentava di ciò, che gli era rimasto l'ultimo albero, però noi aiutandolo alla fine siamo riusciti a ottenere un seme e a ripiantarlo in questo villaggino, questo villaggio, che poi comunque, come immaginavo, alla fine è un po' la base, un po' il centro di tutto, se vogliamo, cioè andiamo avanti, qualcuno ci affida una missione che serve per aiutare questi animaletti di questo luogo, poi altre volte ci serve per potenziare, tutto ci serve per potenziare il villaggio. Va bene, va bene. Adesso però dobbiamo andare ad Aku. Trova Aku. Ci siamo vicini, vediamo un po' di trovarla, poverina, che è precipitata dalla parte opposta dove siamo caduti noi. Mi sono potenziato un po', ho preso la pestata con l'onda d'urto, quindi va bene. E andiamo avanti di qua. Dai, no, qua non ci arrivo, visto che non ci arrivo a prendere sto coso, quindi andiamo avanti. Ho scoperto che ste bolle possono essere prese praticamente. Oh, là. Ok. Ah, posso fare. Aspetta, vai, vai, vai. Ok. Ah, qua servono due chiavi di volta. Servono qua. Qui. Ah, qua ce n'è una. Come segreti, rispetto al primo, mi sa che sono aumentati. Zone segrete, imboscate. Ah, è qua là. Vabbè, semplicissimo. Cioè, pensavo di doverle cercare chissà dove. Stare attenti a Stridula. Nei boschi regna un senso cinereo e spettrale. Queste però sembrano delle tombe, dopo tutto. Questi, non so, cadaveri, oddio, non proprio, però sembrano pietrificati anche. Ma volete vedere che magari la famiglia di Q, quindi diciamo l'uccello dell'oscurità del primo, viene da qua magari. Viene proprio da qui e poi sono trasferiti dove c'è l'albero della luce, praticamente. Ah, eccola! È rimasta qua però, eh. Non è andata via. Meno male.
aveva la piuma incastrata, mi sa, sulla sua spalla. Se è una spalla quella. Mi è sembrato di vedere la piuma di Kuro. Ecco, era tempo di trovare la strada verso Gara. Sì, certo, sicuramente. Amici caduti, esci dal bosco silente. Sicuramente. Ah, hop, usiamo il spazzato. Ah, possiamo solo andare su due volte. Ok. Ok. Ma non sarà. Ah, planare, ok. Non sarà affatto così semplice, figurati. Abbiamo tutto. Un sacco di roba da fare. Per generare una raffica. Ah sì, ho visto. Ah. Ecco, anche al villaggio c'è una cosa del genere, eh. Aspetta. Aspetta. Guarda là. Aspetta. Attenzione. Oh, ma lì c'è una chiave di volta. Voilà. Ok. E qui non possiamo appiccicarci perché non siamo ori. Beh, andiamo su. Ah, lei custodiva il siege. Se uno parla, viene a cercarti. Qua possiamo salire così. Ok, aspetta. Ce n'è un'altra. Qua 4 ne servono, ne abbiamo 2. Ma la prima era un po' imboscata, non è che era proprio. Cioè, l'ho vista solo perché volevo prendere la sfera. Sonagli, attenzione. Aia. No, aia. Aia, mi ero bloccato. Ok. Aspetta, devo usare lui. Capito. Capito. No. Vieni su. Ecco. Ah, ecco. Ok. Ne manca una. Questi sonagli, ho idea che daranno fastidio. Guarda, è lì, l'ho vista. Ok. Ok. Vediamo. Ho preso tutto. Sembrerebbe di sì. Anche se. Vabbè, là c'è un passaggio, ma. Vai, torna. Aia. No, dov'è che è? Ah no, più in basso. Ah, qui è però. No. Forse ci dovevo tornare con Ori, magari qua. Aspetta. No. E lì non ci arrivo. Ah, così. Ok. Passiamo.
Porca vacca. Non posso usare il potere di Ori, no, eh. Ah, forse è sempre col tizio lì, aspetta. Col dirigibile qua. Ho qui. Ok, mi faccio seguire. Ok. Ah, l'arco... No, ah, non vieni qua. Non viene, allora no, se non viene qua. Aspetta. Oh. Oh. Oh, questo chi lì? No, chi? Il senso sì, ha sussurrato di te. Ah, ci vuole coraggio per camminare liberamente nel suo bosco. Hai visto le pietre? Statue gelide di viaggiatori passati. Ora sono un testamento al coraggio. Torna indietro, spirito, finché sei in tempo. Però si è lamentata un attimo. Allora, dammi un po' di vita. C'è ancora lui, quindi servirà. Eccolo lì. Aia. E porca. Oppure no. Però magari serve per qua. Ah, ma aspetta, fai vedere. Perché se funziona, torno indietro. Vieni, vieni, attenzione, attenzione. Ok, sì, allora torno indietro un attimo. Torno indietro. Ok. Sta lì. Aspetta. E non ci avevo pensato effettivamente, che lui essendo un esplosivo, no, poteva. Vieni qua. Sono qui, eh. Ok, vieni più in basso. Più in basso. Ok, preso. Occhio. Attenzione. Scusa, questo per arrivare qua. Pensate. Ma noi l'abbiamo raggiunto per vie traverse, come sempre. A vedere, e infatti. Però lì mi segna. Aspetta. Mi segna qualcosa. Aspetta. No. Questo non si può rompere. È sembrato di no. Che è esattamente. Ah, un po' più in alto. A vedere. Ah, magari quello si può rompere, guarda. Qua. Aspetta, si deve riformare. Allontaniamoci un attimo. Ok. Non si riforma. Aspetta. I nemici si riformano solo se vado un po' più lontano. Però c'è la cosa lì. No. Porca vacca. Vabbè. Vabbè, così si riformerà di sicuro. Ok. Vieni qua. Più su, più su. Ok. Ok. Perfetto. Altro? Sembra di no. Possiamo andare avanti. Ok, prendo un po' di vita. Attenzione, via.
Ok. No. Sì. Mi sembra che ci sia qualcosa qua. Ah, ecco, appunto. Avevo intravisto un cosa di sembra ghiaccio quello. Ok. Il silenzio. Ah, così è morto così. Sarà lui. Ululo era. Boh. O un altro. Ok. Oddio. Aspetta. Ok. Attenzione. Porca vacca, aspetta. Ok. Oh. Ah, lì c'è. No. Beh. Aia. Aia. E dai. Ok. Qua c'è una cosa per la gara. Ah, sta facendo lui. Madonna. Aia. Aspetta. A parte che io... se non andassi lì... Ah, però... ah, non mi... ah, ok, mi fa scendere. Ok, oh. Ok, aspetta, eh. Ah, ok, così. Ok. Così. No, devo andare... ah, yeah, per forza su. Andando su. Ah, sta inseguendo un insetto. Ecco, non l'avevo notato. Una volta su, faccio così e vado su. Eh sì. Oh. Se lo sta mangiando. La strada di casa sembrava irraggiungibile. Attenzione. Fastidio il suono questo. Ci ha beccato. Sì, vabbè, ma siamo talmente piccoli. Che ti facciamo? Oh. Carichiamoci la vita. E salviamo. Vedere. Andiamo di là. Vorrei andare in una nuova area. Aia, 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 aia. Qua. C'è qualcosa? No, sembra di no. A vedere.
per forse tornare indietro, ma è bloccato comunque, non possiamo passare. Vediamo. No. Allora andiamo di là. Sì, ok. Più in alto, no. No, no. Occhio. Che luna. Si serve da piuma per farla volare. Può trovarne un'altra. Cioè. Siamo separati ancora, ma non sappiamo il destino di Cole. Oddio. Ah, non penso sia morta. Ah, ok. Ci possiamo muovere, ma non possiamo fare nulla, solo camminare. Adesso possiamo saltare. In effetti qua è tutto morto. Oh Madonna. È da proprio presa allora. È proprio morta. Sembra respiri però, eh. Ho un'illusione, ma... Ah, no, respira. Però... è in fin di vita, comunque. Scusa. Sì, no, si muove. Cioè, sì, si muove.
Pensavo fosse definitivamente morta, quindi magari la speranza c'è. Tenofuar, sono Mornewar. Nimonobuare, buonapo. Lena Scora. Ischilobar Lobowai. Nomo di squadra fu. Prendi questa Ori, ti sarà utile. Ah, ok. Noi staremo qui a vegliare sulla tua amica. Piuma di Kuro, infatti. È la planata, ok. Può cavalcare le correnti di vento. Quindi alla fine sono 5 i frammenti. Uno ce l'abbiamo, perché è quello che ci guida. E gli altri li dobbiamo trovare. Gli altri 4. Praticamente. Il volere dei fuochi fatui. Quando il Saice è morto, sulla terra sono dispersi i fuochi fatui nati dalla sua luce. Trovali sulla vetta di Baur, nelle profondità di legno marcio e i laghi di Luma, per risanare Niwen. Obiettivo, ancora 3 fuochi. Ah, 3! Pensavo 5, no? Detto le sabbie a est. Comunque sono qua. 1. 2 e 3. Ma così avevo capito. A meno che il quarto è quello, allora non il quinto, il quarto è quello che ci guida, vabbè. Ok, quelli che sono dobbiamo trovare. Poi vabbè, un po' alla fine come abbiamo fatto nel primo. Praticamente, che per risanare l'albero dello spirito dovevamo guarire la foresta andando in 4 luoghi, mi pare, cioè il vulcano, i venti, eccetera, eccetera, eccetera. Qua dobbiamo trovare i fuochi fatui, leggermente diverso, ma la solfa è sempre quella. Quindi, da dove partiamo? Noi siamo qua. Ecco, adesso che abbiamo la planata... questo lo possiamo prendere.
E guarda, io aspetta, prima vado a vedere un attimo. A parte che, no, a parte che mi ha tolto il martello. Ok, qui ci siamo. Ma dai, per parlare il Moki. Noi Moki siamo tristi perché Stidu ha ferito il piccolo gufo. E io pensavo fosse morto. Siamo tristi anche perché Kolok se n'è andato. Non siamo tristi perché stai provando ad aiutarci, ma siamo preoccupati. Vabbè, fa piacere. Adesso è sia lui. Deve dare una mano anche a lui, giustamente. Adesso troviamo un attimo qui. Ok, prendiamo quel frammento, sennò io poi me lo dimentico. Oddio, magari no, eh. Però. Ok, per adesso possiamo planare. Questo è buono. Ma vediamo. Esatto. Ok. Ne abbiamo tre, va bene. Qui in alto ci sarà. No, c'è niente, forse. No. No, guarda che non mi fa andare più su. Oh, sì. No, ma non c'è niente. Va bene, questo l'abbiamo preso. Ok. Magari iniziamo da qui. Che forse è laggiù nel buio. Sì. Poi una via sarà per andare sul monte, sarà questa, dove c'era l'orso. E di qua è dove. Esatto, ci sono le. Dove c'è l'acqua, diciamo. Eh sì, diciamo che parzialmente le vie le ho già trovate. Ok, magari iniziamo da qui, visto che siamo vicini.